Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi facciamo un bel unboxing. Devo cercare di dire unboxing professionalmente perché ormai la mia deformazione professionale di imbecille mi fa dire unboxing, quindi ci proveremo. Comunque oggi ho ricevuto un bel pacchettino che vi faccio vedere subito, che è questo che ho aperto perché non riuscivo a resistere. E nonostante da fin da qui si senta il profumo, volevo aprire con voi questo bel pacchettino che è direttamente in arrivo da Cozy Corner Candles. E sapete che io sono una loro grande fan, abbiamo già fatto un unboxing insieme all'inizio del... guardate come sono bravo, ho detto unboxing! Vabbè, è all'inizio dell'apertura del canale e su Instagram ogni tanto vi faccio vedere, quindi... bando alle ciance, vi faccio vedere che cosa mi è arrivato e che cosa ho acquistato, perché ci sono un sacco di cose bellissime proprio. Allora, innanzitutto ho, aspetta, credo contare 2, 4, 6 candele. Sì, lo so, non sono molto seria come... comunque, quando aprite il pacchetto, ogni candela vi arriva in questa cosa qui. Cioè, praticamente le potete lanciare contro il muro e non vi può succedere nulla. Cozy Corner è un negozio gestito da Clarissa, che è una ragazza di Milano, che oltre a essere, siamo molto amiche, è quella che è venuta con me a vedere J. Christoph, vi lascio giù nell'info box il vlog, e sono 100% handmade, vegan, perché sono fatte di cera di soia e non di cera d'api, e ognuna è ispirata a personaggi, temi letterari, luoghi letterari, insomma sono veramente super carine e super belle. Quindi, come vedete, sono a prova di Poste Italiane, potremmo dire, perché se dovessi pensare a qualcosa di peggio di Poste Italiane è difficile che mi venga in mente. Questa la tengo per ultima perché sarà difficile farvele vedere e aprirle piano piano. Vi farò vedere nel dettaglio ogni singola etichetta che mi è arrivata e parliamo un po' insieme di libri attraverso questo unboxing. Le ho un po' aperte prima, ma ora le sto pescando un po' a vuoto, anche se le avevo aperte prima. Allora, la prima che tiro fuori, poi appoggio questo un attimo, vi premetto che ovviamente alcune faranno parte di una limited edition chiamata Spring Collection, quindi una collezione d'edizione limitata che è stata ispirata dal cambio di stagione, quindi dalla primavera, e altre invece riguardano un libro in particolare. Comunque ci arriviamo. È questa candela che si chiama Mellow Shire. Allora vi dico, dal pacco ovviamente adesso sale un profumo esagerato perché c'è un mischione di tutto ed è buonissimo, cioè già dalla scatola, però ovviamente ora che le sto aprendo una ad uno volevo vedere per bene quello che trovavo. Quindi abbiamo Mellow Shire, che è ispirata ovviamente a Lord of the Ring, al Signore degli Anelli, e arriva con questa bella, con questo bel nastrino di Tiger, credo, handmade with love. E allora, in questa Mellow Shire, come vedete, c'è paesaggio che è proprio quello che richiama la contea, eccetera, e la fragranza utilizzata è ginger roots, quindi radici di zenzero, lemongrass e old toppy pipe weed, quindi quello che fumava Gandalf in pratica. Quando l'aprite trovate questa di colore verde chiaro. No, il profumo è buonissimo perché è molto fresco e si sente un po' il ginger misto al lemon, che quindi sa un po' quasi da bibita estiva, è proprio buono. E poi però c'è una nota un po' tobacco, non so, è strano, ma è veramente buonissimo perché è fresco, fresco e non lo so, è veramente super. Questa mi piace un casino. E forse adesso dopo vediamo tutte, però questa è veramente ottima. Mellow Shire era una delle quattro label dedicata alla Spring Collection e adesso vediamo anche le altre, però questa top proprio. Dopodiché pesco uno dei miei luoghi letterari prefe proprio in assoluto, che è Pemberley, e in questo caso è Sublime Pemberley, che è ispirato ovviamente a Jane Austen, a Orgoglio e Pregiudizio. Si vede questa villa un po' neoclassica con sfondo molto, molto paesaggio inglese di campagna, quindi già Derbyshire è la, diciamo, la label di appartenenza. Io amo, ovviamente io sono una grande fan di Orgoglio e Pregiudizio, ve lo ripeterò sempre perché è uno di quei titoli che
vabbè, andiamo avanti, non ci interessa. L'odore, anzi, le fragranze utilizzate sono green tea, ovvero tè verde, bergamotto e countryside, quindi campagna. Quando l'aprite, Madonna che... è purissima, la sento da qua, arriva proprio la zaffata. Quando l'aprite ha questo colore corallo molto tenue, però molto bello, molto adatto. Il profumo è buonissimo, si sente proprio il green tea tantissimo, però c'è il bergamotto che gli dà quelle note un po' agrumose. E poi c'è una sorta di nota quasi di erba fresca tagliata e adesso continuerò ad annusarla per 6 ore, che è buonissima. È veramente buonissima anche questa, sono molto felice. Tra l'altro rende proprio giustizia alla meraviglia che è Pemberley, è uno di quei luoghi ideali dove ci vorresti proprio andare, rimanere e diventare vecchio in questo posto. Ora finisco anche di delirare. E anche questa fa parte della Spring Collection. Arriviamo all'altra etichetta che anche in questo caso fa parte della limited edition dedicata alla primavera ed è Grandiose High Garden, ispirato ovviamente al mondo di Westeros e di Game of Thrones, ovvero Song of Fire and Ice, eccetera, eccetera. Si vedono dei pinnacoli, una sorta di torre che mi ricorda davvero tanto proprio High Garden, Alto Giardino. E le note percettibili delle fragranze sono ivy, ovvero edera, grapevines, climbing roses. Quando l'aprite, la sto tenendo lontana, se no mi arriva la zaffata e mi distraggo. Quando l'aprite ha questo colore ambra, giallo abbastanza intenso. È molto più floreale. Questo rispetto alle altre due ha delle note molto più floreali. È molto buono anche questo, è veramente super. Molto fresco, sono tutte davvero molto adatti, cioè come collezione primaverile sono perfetti perché sono davvero molto freschi. Ognuna ha delle cose diverse riguardo alla primavera. Infatti, ora che le ho sentite tutte e tre, me ne manca una perché sarebbe la Spring Court di The Throne of Glass, ciao, di Court of, per ovvi motivi, cioè non ero interessata. Queste devo dire che comunque hanno degli aspetti legati proprio al tema che è la primavera, molto diversi tra di loro. Questa è più floreale, un'altra è un po' più magari legato all'erba tagliata, a quegli aspetti lì, l'altro magari una via di mezzo tra i fiori che sbocciano e la parte un po' più fruttata della primavera. Sono veramente molto 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 valide, sono contentissima di queste candele. E poi è giunto il momento di passare invece alle prossime etichette che non fanno parte di una collezione limited edition, ma sono proprio permanenti sullo shop. E ve le faccio vedere insieme innanzitutto, e sono quelle ispirate a Carry On di Rainbow Rowell. In questo caso abbiamo Damned Buzz e Brave Penelope. Credo ovviamente che nella bomba che non avevo scartato ci sia Simon. Adesso ve le apro una per una, poi arriviamo all'ultima. Partiamo da Buzz, che è il mio personaggio preferito dentro la serie, o almeno quello che mi fa sempre molto ridere, il più complesso. E ovviamente è ispirata a Watford, che è l'accademia di Carry On, dove si svolge tutta la storia, che è praticamente un tributo ad Harry Potter per chi non l'avesse letto. E le fragranze utilizzate sono Peppery, Basil, Limes and Dust. Abbastanza giusto per Buzz e il suo essere un vampiretto in incognito. Appena l'aprite, questo colore rosso abbastanza intenso ed è molto delicato rispetto magari a quelli che sono più floreali e ti arriva proprio la botta floreale subito. Questo è molto più delicato come odore perché effettivamente senti una nota agrumata che è sicuramente il lime, però è molto, non so come dire, soffice, caldo, è buonissimo, è buono in maniera diversa rispetto a quelli, perché adesso continuerò a stare così tutto il giorno ad annusare Buzz, buonissimo davvero, questo è
molto particolare. E Buzz, tra l'altro l'etichetta è super carina perché ci sono queste bocche con i canini, delle tombe, un pipistrello, insomma, è molto adatto a Buzz. Adoro, adoro, adoro. Passiamo a Penelope, che è Brave Penelope, che invece dovrebbe sapere di Old Books, quindi libri vecchi, Cocoa Butter, quindi burro di cacao, Raspberry Lollies, quindi dei Chupa Chups, dei candy, non so l'italiano, ragazzi, abbiate pazienza, al sapore di raspberry, quindi di lampone. Quando l'aprite è rosa, proprio praticamente richiama tantissimo la copertina. Ed è molto dolce. Io di solito non amo le fragranze molto dolci perché mi danno un po' il voltastomaco. Questo ha quel limite di dolcezza che non ti stomaca, proprio non ti fa rivoltare tutto. E quindi, no, buonissima, si sente molto sia il cocoa butter che il raspberry lollies, però in un mix mi ricorda anche un pochino, non so se avete presente, le candele rosse di Ikea. Quelle piccoline, un pochino richiama quella cosa lì, forse perché c'è quella ai frutti rossi, il frutto rosso si sente molto, però c'è anche questa nota un po' più delicata che gliela dà sicuramente il cocoa butter. Old Books, buonissima anche Penelope, non avrei mai creduto che mi potesse piacere, forse una delle mie prefe tra quelle che mi sono arrivate oggi. Poi andiamo ad aprire questa che immagino sia Simon. Cioè, come vedete, vabbè, la sto prendo con le forbici dalla punta arrotondata, no, non è vero, però insomma mi sembravano quelle più efficaci perché ha almeno tre strati di pluriball che impediscono che la vostra candela prenda delle botte grazie al servizio efficiente delle poste. Cioè, ho aperto, mi è arrivata la zaffata, sono. Sa di dolce, cioè ve lo dico da qua. Praticamente quando l'aprite vedete che c'è tutto questo, poi lo potete togliere. E in questo caso c'è Chosen Simon, che è il protagonista ovviamente di Carry On, che dovrebbe sapere di Sour Cherry Scones Smoked Cinnamon Buns, ovvero gli scones che sono dei dolcetti inglesi alla ciliegia e degli altri dolcetti buns, che sono degli altri dolcetti al sapore di cannella. Si sente da qua molto un po' si sente abbastanza la ciliegia, parecchio, e vedete che ha questo colorino giallo che un po' richiama il dolce perché Simon è un grande appassionato di dolci ed è molto molto buono. Perché è dolce, però non è anche in questo caso stomachevole. Cioè io ho provato diverse candele che ho eliminato ovviamente da quelle che ho qua, che sono veramente così dolci da risultare stomachevoli. Invece queste devo dire che nonostante io non me l'aspettassi assolutamente, sono veramente buonissime. E poi vabbè, io amo molto le ciliegie, in realtà amo più mangiarle che l'odore, però devo dire che ora ho voglia di scones tantissimo. Va bene, comunque che le etichette come sono belle, come è tutto curato, adatto, io sono super felice. Tra tutte quelle che mi sono arrivate oggi, le mie preferite forse sono Pemberley e Shire. Non perché siano meglio delle altre, ma semplicemente perché hanno un odore che è più vicino alle cose che piacciono molto a me di solito. Devo dire che anche Penelope mi ha stupita. Quindi questo unboxing volevo che fosse un video veloce per fare una cosa un po' più diversa e più leggera rispetto alle grandi discussioni solite che stanno prendendo una piega un po' bella pesante. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che anche se è un po' diverso da quelli soliti, insomma, che vi abbia comunque fatto piacere vederlo insieme a me. E niente, se volete fare qualche acquisto su Cozy Corner, che tra l'altro hanno davvero tantissime serie, tantissime limited edition, che vi consiglio di tenere d'occhio perché sono sempre molto particolari e molto curate, potete usare il mio codice che vi lascio giù con tutte le varie cose, vi lascio giù il link al negozio di Etsy e ai social di Cozy Corner, perché così vi fate un piccolo sconticino usando il mio codice e vi beccate delle candele totalmente fatte a mano che vengono dall'Italia, che secondo me è sempre una cosa carina piuttosto che andare ad ordinare da qualche personaggio all'estero rispetto a quelle che potete ordinare qua in Italia. So per certo che usciranno ancora più serie nei prossimi mesi, ci saranno tante releases, eccetera, eccetera. E niente, direi che per oggi è tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto.
come sempre lasciate un bel pollicino in alto se vi ha fatto piacere, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!